Siamo nel mare più bello del mondo. Guarda, la mamma Juana, bro, afrodisiaco. Che non tamo gente oggi, già te lo sapevi. Come ho detto, bro, qua se chiami la popo non arriva. Many fresh on the building, you already know what is going on. Siamo qua con una nuova serie sul canale. Ci troviamo dove, bro? Check us out, in Repubblica Dominicana. Se non sai dov'è, siamo nei Caraibi. Ci troviamo più o meno a un'ora da Miami. Adesso vi metto qua la mappa. Oggi andremo a fare un bellissimo tour con i buggy. Andremo in delle spiagge veramente top. Vi porterò in una caverna. E prima di iniziare ti ricordo una cosa, bro, siamo in estate, la nuova collection è out now, Summer Fresh Collection, check it out. Difatti non so se l'hai notato, ma sto drippando la canotta. Qua abbiamo le mie frasi leggendarie, winner's gonna win, 206, trap, swag, you know. Poi siccome qua è estate da sempre, ho dovuto pure fare i costumi, me li avete chiesti e ce li abbiamo. Io sto indossando quello nero, Top Never Stop, ce l'ho pure tatuato qua. Abbiamo pure il pantalone estivo You Filmi con le tasche ai lati bianchi. Qua vi metterò le clip di me che me le drippo. La mia preferita è la Fisherman Drip. You know, davanti c'è scritto Money Maker, stai pescando il cash, mica i pesci, bitch. E dietro abbiamo scritto I love money, not you. E dopo questo tour andremo un attimo a vedere dove vive mio cugino. Lui vive nelle trenches, bro, in un posto che se vai da solo probabilmente il pull up è quotato, you know. Niente, prima abbiamo già preso un po' di room, you know. Sono le 10 di mattina qua, bro. Sono 30 gradi. Questa è la situa. E ci siamo pronti a partire. Toretto le disse. Allora, primo. Allora, che è primo? Niente, si è fermato il nostro mezzo. Guarda come accende il mezzo, coi cavi. Questo è molto meglio, bro. Si va più in comfort. Dico, questo è il paese più bello del mondo a mani basse. Un po' pericoloso, però poi vedrete, come ho detto, vi porto dove vive mio cugino, vi faccio fare al volo un giro nel barrio. Capitano! Hai Lupita, okay, con la consita, io ho sentito le tamponita. Hai Lupita, súbete nel caballo, súbete. In tutto ciò, trincando Brugal, bro. Ok, prima fermata del tour, i primi minuti non sono andati male. Il nostro cazzo di buggy, bro, non aveva più benzina, non frenava, quindi ci è andato quello da 4. Questo è il flow, tutto sporco. Ora andiamo a vedere un po' come fanno il cioccolato, il cacao latino, tu sai. Cacao. Sono un po' di gadget. Palle da baseball, non so se lo sapete, ma Sammy Sosa era uno dei top player. Giocava a New York. Macete. La vedi? Questa. La mamma Juana. La mamma Juana, bro, afrodisiaco. Stiamo disfrutando con la mamma Juana y el primo aquí, que estamos gozando con los boogies. Míralo ahí como es que andamos enlodado, lleno de lodo. No estamos en gente hoy. No estamos en gente, hablamos el lunes. Hablamos el martes. Seconda fermata, adesso andremo in una spiaggia bellissima, acque naturali, bro, vedrete. Sembreranno quelle che vedi, sai, su TikTok, su Instagram. E niente, il tempo è bellissimo, sono 30 gradi. A me sta salendo il Brugal. Ed è bellissimo. In due abbiamo pagato più o meno $50. Ah, adesso è un po' di Brugal per rinfrescare la situa. E ti dico, bro, brilla alle 12 di pomeriggio in quel di Santo Domingo. Ovviamente se tu vai da turista italiano chiederanno 100 bombo on the regular. Qua sono molto bravi, you know, a fare gli affari, bro, a negoziare. E il vibe è assurdo. Ora vamo a parlare alla playa, ora tirano palle foto, tirano nella playa. Playa Macao, che non stiamo in gente oggi, già ustedes saben. Cambio fuera. Allora ci troviamo qua. Anaconda. Dice che ci sono anaconde. A dove sei l'anaconda? Che viva, che viva RD, coño. Il mejor paese del mondo per vacacionare, che loco, tu non sai. È mentira. È mentira.
Ah sì, facendo su promozione. Cioè. Ti ha divertito, sì? Bastante, quella? Spero molto bene. Ah no, perché è calore, che non è che è frio già, è boom. A chi pica il sol? Pica, pica, pica. E da dove sono? Chile. Oh, Chile. Alexis Sanchez. Sanchez, sì. Barcelona. Siamo nel mare più bello del mondo, Repubblica Dominicana, il costume, lo sai, lo puoi trovare solo su Mail Nazionale. Dai, il mare più bello al mondo, guarda, è bianca l'acqua, verde mare è questo, finalmente ho scoperto il colore. Siamo qua nel mare più bello del mondo, Repubblica Dominicana, sorseggiando un po' di Brugal, ancora col ghiaccio bro. Tirano, non mi vuota molto la mano. E quindi è così bro, lui vedete per esempio al mare stupendo qua a casa sua, ma che non si bagna. Seconda fermata finita. Ehi, allà, dando la buona vita, dandolo tutto, perché la vita è una e hai che disfruttarla, llévate de me. Guarda. Ok, stiamo andando in una caverna bro, con le piscine naturali, vedrete. È il primo. Va tirando la coglia. Ma dove lo vamo ora? Va il coglio ora. Bagnario Hoyo de Molina. Vamos chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Master, Ok, abbiamo fatto il bagnetto. Guarda qua la più bro. L'acqua era top, bella fresca bro. E niente, ora di andare con il nostro buggy. Che lo che è, primo? Yeah, lui buono che stava questa acqua, primo. Fria, fria. Dai, buonissima. Abbiamo fatto la scalinata, pronti ad andare. Siamo appena arrivati a destinazione. Adesso, come vi ho detto, andremo a vedere dove vive il primo. Come dire, è molto trenches. È il barrio dominicano, bro. Non ho il drip. Quindi è ora di farsi un bel taglio di $2. Hola. Ciao. Es mi mamma. Hey, placer, Manu. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde eres? Haití, bro. ¿Tú le pagas francés? Ah, sí. Ah, qué bien. Kodak Black. Ah, sí. Kodak Black. Ah. C'est ici en América. Direi che siamo a metà. Dai, piano piano sto uscendo, bro. Questo è il risultato, bro. E qui, bro, se non sei accompagnato ti sconsiglio di venire. Devi sempre stare in modalità watch out. Col padre, piccolo negozietto. Hola. E niente, quando passate salutate tutti quanti. Siamo arrivati nel fiume. Vamolo, vamolo. Ecco, come ho detto bro, qua se chiami la Popo non arriva. Io credo che questa gente haga questa vaina per vedere se trancamo questo. Qui venivo io a bagnarmi qui quando era piccolo, però la gente con la basura. Daño tutto. Mi fa che da piccolo veniva qua a fare il bagno e poi con la spazzatura si è un po' rovinato. Bro, mi ricorda un po'. Le spiagge in indonese tutte sporche. Vado a parare all'acqua? Sì, perché non si mette a parare la casa, è una terra intera. Praticamente stanno costruendo le mura così poi non arrivano le inondazioni. Ehi, Patoi! Io sto sperando che vaglio trancare io. Ok. Adesso gli chiederò tipo quanto costa un affitto. Come quanto cobran per un alquilaje qui? 10.000, 15.000, 20.000, dipende. Dipende. E anche la luce ogni tanto se ne va via. La luce primo! Siamo qua bro in un colmato.
sono dei negozi, bro, dove mettono la musica a balla. Vieni qua, bevi. I weekend diventano tipo delle discoteche. E niente, il bro mi fa il servizio completo. Perché quando giri con l'Air Force One, bro, devono essere white come i tuoi denti. Bella situa. Sponsor ufficiale presidente. Guarda bro, ha piovuto 5 minuti, questa è la situa, è tutto allagato, le tubature qua non funzionano come devono andare. Questo entra con la barca in mezzo al mare, tranquillo voi. Guarda bro, questa è la situa. Ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto a me non me ne fotto un cazzo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete che scenda in qualche trenches dominicane. Qua la sito non è come in Ita, bro, è veramente pericoloso. E se non c'è il contatto non ti muovi. Io vi ricordo che è appena uscito la Summer Fresh Collection. Link in descrizione. Abbiamo la giacchetta I Love Money Don't Sue, la maglietta del Let Them Talk, To The Top Never Stop. Il costume sia rosso che nero, bro. Questo è veramente it, me lo son pure tatuato, To The Top Never Stop. Abbiamo pure i pantaloncini You Feel Me. Quindi se vuoi shoppare, bro, vai a dare un occhio. Una cosa molto ma molto importante prima di andare, To The Top Never Stop. Hate is gonna hate, win is gonna win, e bitches gonna suck my dick.